cerchiamo di fare un po' di chiarezza sinteticamente, cos'è e come funziona un sistema geotermico? Allora, il sistema geotermico è un sistema geologico caratterizzato da delle temperature maggiori rispetto alla norma, temperature dovute il più delle volte a dei corpi magmatici anche antichi, posti a migliaia di metri di profondità. Al di sopra ci sono delle rocce permeabili ricche in fluidi che vengono riscaldati per arrivare poi in superficie con delle rocce impermeabili che permettono di trattenere questo calore. Il sistema geotermico può essere utilizzato in modo diretto, ad esempio con l'utilizzo di acque calde nella floricoltura, oppure in modo indiretto per produzione di energia geotermoelettrica. Ci sono dei legami tra produzione di energia geotermica e danni all'ambiente? Ci riferiamo a terremoti o inquinamento delle falde acquifere? Non c'è una correlazione lineare, molto dipende dalla scelta del sito, qui entrano in gioco quindi la necessità di fare degli studi di alto dettaglio da personale altamente specializzato, nelle fasi di esplorazione affidarsi a operatori specializzati nel settore e nelle fasi di estrazione è necessario che venga garantita una sostenibilità ambientale, quindi un monitoraggio continuo del sistema geotermico. Diminuire il rischio, insomma. Sì. Che tipo di impianto è quello che dovrebbe nascere nel Lazio, a Castel Giorgio? È pericoloso? Allora, nella zona di Castel San Giorgio è in programma un impianto a ciclo binario, quindi un impianto relativamente piccolo rispetto a quelli toscani di Larderello e Montagnata. Si andrebbe ad utilizzare una risorsa geotermica convenzionale del tipo che ho descritto precedentemente, quindi molto simile a quella dei sistemi geotermici toscani. Quindi sono dei sistemi convenzionali dove la natura regala temperature e permette. Sono molto diversi dai sistemi geotermici non convenzionali come gli Enhanced Geothermal System, quindi dei sistemi che devono essere migliorati artificialmente attraverso delle stimolazioni idrauliche, chimiche oppure termiche. Ne sono un esempio alcuni sistemi nord-europei. Qui ci sono naturalmente dei rischi maggiori, possono esserci, lo hanno dimostrato i casi di Basilea in Svizzera o in Corea. Si può convivere con il geotermico in Toscana a Lardarello, ad esempio, non è mai successo nulla in decenni di attività. Si può convivere? La storia appunto risponde a questa domanda. Sì, i sistemi toscani di Larderello e Montagnata sono dei sistemi in produzione da tantissimi anni. Noi siamo stati i primi al mondo a produrre energia elettrica da sistemi geotermici. Grazie alla dottoressa Monia Procesi per essere stata con noi e aver